Ok. Cos'è che mi ha funzionato? Ah sì, Domain Vault, devo guardare. GGGGGGG. Ho preso 558 plank alla segheria. Poi dobbiamo iniziare ad addestrare un po' di guardia. Perché? Ah, gold, mi stanno girando i coglioni. Perché secondo te? Perché non ti carica niente? No, perché non è forse, dico forse meglio, il tetto fatto tutto con le vault, piuttosto che come stiamo facendo noi. Ti ammazzo. In quel senso, cioè capito, mi gira il... Probabilmente sì, però vabbè dai, è il tetto, alla fine non dovrebbe essere un problema. Se vuoi farlo, sì, per me vai pure. Ok, io sono quasi addirittura d'arrivo per il pavimento. Comunque hai visto che belle che sono le finestre in fondo? Oh! Sì, bello! Molto bello! Molto molto bello, decisamente! Wow! Bello sì! Riesci anche a continuarle? Sì, adesso cerco di capire come. Più che Ok. altro, perché è un po' complessa la situation, but Ok. yes, I'm working on it. Yes. Cos'è che devo fare? Ah sì, le tiles. E tu dirai, sei un coglione. Ma E io perché? ti dirò, sì. Io dirò, sì. Noi ancora non abbiamo raccolto i carmeli, Barbo, dobbiamo andare prima che marciscano le Hai ragione anche tu. mele. Se vuoi me ne Ma occupo io se perché sei può succedere preso. anche questa meravigliosa cosa? Sì. Non c'è anche questa meravigliosa cosa che marciscono di meno? No, le cerco. No, non warp and joy, no. Non te la faccio la tua cazzo di insalata fantasma. Salata fantasma. Creepypasta. Ok, raccolto tutto. Devo andare a depositare, vediamo quante ne ho prese. Piru, piru, piru. Quanto è bello anche sto pavimento, mamma mia, la chiesa è una meraviglia. 120 mele circa. Ci sono? Ci sono? Yes, il pavimento è completo. Ok, altro barbo? Ne vuoi far fare altro? Perché so che te sei preso lassù a fare cose. Tipo, se ti vuoi occupare del rosone e mi vuoi dare delle indicazioni per quanto riguarda il tetto o il campanile, posso occuparmene io. Non è che ci siano indicazioni, io sto molto andando a supprimendo a view, insomma. Ok. Cosa ci manca? Allora, Al piano terra cosa ci manca? ok. Basta cazzeggiare, finisco queste fottutissime No, scale però che mi sono mi qua. serve sapere al piano terra cosa ci manca da fare. Al piano terra? Sì. Ok, L'altare? questa qua è una. E gli abbellimenti in giro per i muri, e basta. Al piano terra è finito come struttura, Con secondo me. abbellimenti cosa intendi? Abbellimenti, non lo so, gli Quadri. Cioè, abbellimenti. inizio ad andare a fare delle panche, ok? Esatto, poi metterei tipo dei finti confessionali sui lati, anche fatti con i plank, robe simili. Va bene, ci possiamo lavorare su quello. Sai che stavo pensando a come potremmo far l'altare? E non è per niente semplice, mi sa l'idea. Ma proprio per niente. Poi dovrò fare. Faccio dei braccieri. Aiuto, dei bracieri? Per quanto riguarda l'illuminazione. Barbo. Se non andiamo di torce anche. Ma No, credo ci sono che. i candelieri qui da soffitto. I candelieri da soffitto ci Ah, sono. perfetto. Ma non so effettivamente quanto potranno illuminare. Cioè, noi Facciamo un muro con le proviamoli. cose. Proviamoli e vediamo un po'. Io non sono convinto sul pavimento sulla navata centrale. Quindi lo. Perché ci serve un contrasto, Barbo. Perché sennò c'è un accenno di asimmetricità. È bene che sia asimmetrico il pavimento. Sì, ma non per una chiesa che ha la navata centrale pari. E inizio a fare anche i bracieri allora. Un po' di bracieri, un po' di torce. Vieni a vedere che bello che è lo Stone Brazier. Tu vieni a vedere che bello che è lo Stonebreaker.
Ok. Ok, scusa, arrivo. Guarda il rosone tu intanto. Wow, che figata! Però è incompleto ancora. Ah, quello là sopra dicevi! Oh mio Dio, è fantastico! Ma è Però da bellissimo! fuori mi sa che non va. Esatto. No, da fuori no, dovresti farlo anche da fuori. Come immaginavo. Guarda qua gli Stonebreaker. la Madonna, ma quanto sono bellini. E poi invece abbiamo questi qua, che sono sempre della stessa mod. Ok, se no abbiamo questi qua da muro. Perché sono texturizzati tutti i piatti, quindi. Quelli da muro invece sono belli. Un Li avevo attimo già che visti. lo devo centrare, perché qua è un po' a caso. Vedi, la texture di questi qua è un po' piatta, no? Sì, effettivamente. Li terremo, che ne so, per le torri e vedremo di metterli Esatto. nascosti. Comunque è impegnativo qua. Questo. Immagino. Vengono belle le cose, però è davvero impegnativo. E non ho idea di come. Ok. L'illuminazione al piano terreno è fatta. E abbiamo anche i candelabri. Non si E passa. comunque il problema persiste, quello là delle colonne colonnose. Immagino che un reset al volo e. No, non quello delle, no, non quello lì, quello delle colonne fra le due finestre. Non Ah, so che cosa mettere tra le finestre. cosa mettere tra le due finestre? Sei sicuro di non poter proprio gestirla con la stessa mod? Proprio con qualcosa tra. Io non l'ho visto, prova a dare un'occhiata tu perché io ho Tra. guardato un po' in giro, ma non mi sembra di aver visto. Potremmo utilizzare dei tracery odds e farci qualche gioco, tipo il tracery frame AT. Come capisco se sono nella modalità quella di rotta che hai detto tu? Z, il dubbio Ma dovrebbe. non c'è nulla. Well, fuck, non lo so. Io me ne Volevo accorgo di prima. solito per come fa lo snapping alla griglia. Perché volevo compenetrare l'affare qua con. Capito, no? Cosa sto dicendo? Voglio compenetrare il vetro con la struttura del rosone, perché occupano lo stesso spazio, così almeno il vetro finisce letteralmente in mezzo alla struttura di pietra del rosone. Ah, credo che la mod sia fatta per non poterti far fare quello. Quella dei rosoni. Ma serve da stronzi, scusa. Immagino di sì. Perché dovrebbero fare una cosa del genere, Non lo scusami? so. Tu che non avrei bisogno, perché non puoi fare quello per chi da mod è costruito. Quindi Però è gigantesca, il piano porca terra miseria. manca ancora l'altare. Io sinceramente non so proprio come approcciarmici. Adesso vediamo, io ho un paio di idee per l'altare. Poi vedremo se sono fattibili. Perché sai che le mie idee sono sempre un po' malsane. Per quello che sono belle. Che rimarranno sempre nei sogni. Poi Ok, adesso dai devo un occhio, dimmi cosa destinare. ne pensi del piano terra. So che è un po' scarno, però insomma, manca ancora l'altare e i confessionali. Ah, è vero, i confessionali. Come li faccio i confessionali? Cercavo di costruirli con le plank. Vuoi dire costruire proprio tutta la struttura con la plank? Oppure no? Vabbè, adesso valutiamo un attimo, io sono super preso da questa Va bene, situazione va qua. bene. Provo a fare qualcosina al volo io. Un attimo. Whop the joy! Insalata! Maybe not. Cioè, incorniciare. Quello che voglio fare è incorniciare la finestra, così che non sia letteralmente mollata lì a caso. E sopra lasciarci quei piccoli archetti. Comunque ho sistemato qua dietro. A posto, le finestre sono andate, fatte. Perfetto. Ah, ricordi che dovresti mettermi le quattro bars che ci sono qua davanti? Cioè i frame, no, sì, i frame, anche dall'altra parte, perché li ho usati per tappare il buco, ma dall'altra parte Non capisco. Fixato. Oh, bene. Fatto. Hashtag happiness. hashtag no. Hashtag no you. Manca soltanto l'altare, quindi, al piano di sotto. E il confessionale che devo fare.
Continua a fare silenzio, mi raccomando. Ma qua fuori ti sei dato la pazza gioia con l'architettura, incredibile. Visto? Insomma, Bellissimo. ok, allora. Per oggi direi che possiamo terminare qua, dato che abbiamo fatto parecchi parecchi progressi, tant'è che la chiesa sostanzialmente si è trasformata dall'inizio dell'episodio ad adesso. Mi sono appena accorto che c'è un'imperfezione davanti che vado subito a fissare. E niente, direi che possiamo terminare con l'episodio. Vi ringraziamo tantissimo per averci seguito. Vi invitiamo a lasciare un bel mi piace e un commento dicendoci cosa ne pensate della chiesa. Se avete dei consigli, come al solito, lasciateci dei commenti che sono sempre ben accetti. Quindi, io vi ringrazio ancora per la visione. Sono Gold. Io sono Barbo. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye! Bye!